però il rapporto è lo stesso, e qui la scelta, e questo è il medico. Guardate che il dilemma che si tratta sui giornali e ormai a livello anche politico dell'interruzione della vita, del fine vita, che vede il medico come il tecnico che stacca, non è diversa da una parte di quello di cui, cioè, lo faccio o non lo faccio questo intervento? Ma certo è molto più significativo, non è paragonabile stacco o non stacco. Ma attenzione, queste sono le meraviglie e le drammaticità del mestiere di medico. Cioè, lo faccio questa modifica dell'altro, addirittura interrompo la vita, e per il suo bene, o per il bene che penso, o non lo faccio. Quindi, oggi abbiamo esaminato e stiamo iniziando, è vero, non è molto diffuso, a me è piaciuto poter partecipare a questo e ne daremo un seguito insieme alla società di chirurgia plastica, perché ritengo che soprattutto nella chirurgia estetica bisogna che noi li sentiamo le motivazioni, e quando parliamo tra di noi chirurghi questi sono discorsi che emergono magari un po' meno tecnici da un punto di vista antropologico, perché sicuramente l'immagine del chirurgo divo, del chirurgo da copertina, del chirurgo un po' effimero, del chirurgo un po' così, è quella che esce. Superstar è quella che esce. Non è così. Non deve essere così. No, non è così davvero. È così perché, vabbè, la superstar fa notizia, ma anche lui, se è un buon chirurgo, in realtà gli fa comodo essere superstar. Li conosco tutti, quelli, i colleghi di copertina che conoscete anche voi, poi non sono molti, sono un paio, o perché sono il noto marito di Nessy Brilli, è un carissimo amico, è un ottimo chirurgo, una persona molto seria, quando lo vedete appare come una superstar, poi è persona, al di là delle sue competenze, magari sono più ricostruttive che estetiche, però è una persona che si comporta comunque nel suo mestiere, ecco. Certo. Per essere un buon chirurgo, superstar o non superstar, quella poi è pubblicità. Devi comunque sederti davanti e pensare al buon padre di famiglia, se no comunque tempo qualche anno non lavori più, se vendi interventi non lavori più. Le punturine sono una cosa differente, le punturine sono una medicina a pagamento, questo è vero, non incidono per adesso. Bene, io vi ringrazio e lascerei, se siete d'accordo, la parola al pubblico, se ci sono domande. Ne abbiamo molto, molto stancati, è un'ora intera di... Una domanda. Prego. Lei ha il microfono. Credo che il diritto alla bellezza sia filosoficamente come il noscete ipsum, un problema di conoscenza di se stesso. Assolutamente. Anche perché non credo che una persona priva di narcisismo, che non si piaccia, potrà mai piacere agli altri. Quindi il diritto a migliorare l'aspetto, oltre che il rispetto di sé, è un rispetto degli altri. Sì, ecco. E direi che però la chirurgia estetica può migliorare l'aspetto apollineo, no? Certamente può essere prodromica, però secondo me anche al fascino dionisiaco di vitalità, perché secondo me il chirurgo estetico può accentuare il narcisismo, perché uno che cerca di migliorarsi è sulla buona via di migliorarsi sempre più. E una volta che sente la capacità del suo kalos, no, credo che abbia anche una visione più dionisiaca della vita. E quindi la bellezza, secondo me, ha un rapporto dialettico con il fascino stesso. Allora, questo commento, conosciamo chi ci ha fatto questa domanda e sappiamo che è persona che si interroga spesso su queste... Allora, è una visione interessante, intesa nel senso puro del concetto di bellezza, perché se la bellezza è ricercata come tale, usciamo un attimo da quella che è la bellezza chirurgica, che è già una cosa diversa, pensiamo ai frequentatori delle palestre, più diffusi, sono di più, è forse un po' più naturale, paradossalmente, è possibile pensarlo anche a uno sport, è un'attività fisica. Allora, pensiamo alla palestra oggi e pensiamo alle palestre come ci sono state descritte dagli autori greci e latini. Allora, il corpo dell'atleta greco era il corpo dell'uomo bello in assoluto. Vuoi perché Fidia, quando lo scolpiva, andava a prendere la coscia del più bello, il torace dell'altro più bello, li metteva insieme e faceva la bellezza assoluta. Ma vuoi perché era la costruzione dovuta a un'attività, la ginnastica corpo libero o determinati attrezzi sul della ginnastica corpo libero, che sviluppava il corpo in una certa maniera. Quindi la bellezza era la
l'evoluzione di una, di una, di un esercizio addirittura finalizzato a, okay. Oggi la cultura muscolare non è fatta con un esercizio, è fatta con delle macchine. Quindi sono bello perché il frutto del, prendete un atleta, io lo ricordo, trovo che una delle donne più belle che ho visto era una ragazza di 25 anni, aveva un fisico veramente che mi ha colpito la sua bellezza, non era veramente molto bella, era anche piuttosto bassa, e era campionessa italiana, sarebbe andata alle Olimpiadi, di lotta libera. No, figuratevi, no? Uno si immagina, aveva un corpo, questa donna da quando era ragazzina faceva 4 ore di ginnastica a corpo libero tutti, o 2 ore di ginnastica a corpo libero tutti i giorni, questo per sviluppare, aveva un corpo veramente armonico, cioè io ho visto il corpo, non avendo avuto modo di visitare tanti atleti che facevano quella disciplina, veramente bello, ben armonico. Mi arrivano spesso ragazzi che sono... Allora, in questo senso, la ricerca della bellezza allora è dionisiaca, cioè è il piacere. Se poi pensiamo il piacere dionisiaco delle mammelle straripanti riempite di silicone, è un po' facile, ecco, non vedo, penso nella mia cultura Dioniso rappresenta qualcosa di più ampio, ecco, non è solamente il piacere del vino, ecco, o il piacere, ecco. In questo senso, sicuramente chi ha la cultura del fisico, chi ha la cultura bella e il fisico sano, poi ci sono anche quelli che si impasticcono per avere più muscoli, ma è un'altra cosa, ma chi ha lo sportivo, cioè io le persone più belle che vedo nel mio ambulatorio, e da me si spogliano, per cui le vedo, sono gli sportivi, e vedo donne di 45, 50, 60 anni che hanno fatto sport, l'hanno fatto magari in attività e hanno un fisico veramente bello, quelli sono i corpi più belli. Vedo altre persone che l'hanno invece costruito, che sono costruiti ma sono meno belli. In questo senso la bellezza del fisico è una bellezza dionisiaca, sicuramente quello è la bellezza più pura. Non ho risposto del tutto, ma ho fatto anch'io un commento. Altre domande? Della nostra nei confronti del corpo, perché secondo me nel nostro paese manca una cultura del corpo e molto spesso non c'è un'uguale cultura, c'è un distacco tra la mente e il corpo, tra la testa e il corpo, mentre invece lei che studia proprio i popoli e le diverse culture, mi interessava sapere se ci sono dei popoli che hanno un maggior rispetto del corpo. Allora, intanto, ancorché diciamo negli anni 30 si volesse fare il catalogo delle tecniche del corpo per capire se nelle varie società chi lavorava più o meno il corpo, oggi noi in antropologia non abbiamo diciamo un'anagrafe per poter dire se ci sono. Diciamo che il corpo, quello che noi il rispetto è un concetto relativo, come la bellezza, dal mio punto di vista antropologico la bellezza è un concetto relativo, nel senso che se noi la guardiamo appunto come la statua greca, io potrei dire la statua greca è un concetto discriminatorio, ma su questo lasciamo da parte. Allora, c'è, ad esempio, io ho una grandissima esperienza sono la prima volta che sono stata in Africa, sono più di 20 anni fa. Ad esempio in Africa, che viene sempre solo ricordata, in alcuni posti dell'Africa, è sempre ricordata come il posto dove ci sia la barbarie, la fame, quant'altro, sempre in negativo, no? Come se... C'è un modo di trattare, ad esempio, il corpo dei bambini che è molto, secondo me, più rispettoso che il trattamento del corpo dei bambini e degli adolescenti qui. Ad esempio, in Mali o anche in Kenya o altre zone, c'è un lavorio sul corpo, di come prendere consapevolezza. Le mamme massaggiano moltissimo i bambini, sin da piccolissimi, anche alla nascita, massaggiano la testa, hanno una tecnica, proprio delle tecniche del corpo, attraverso il quale il corpo diventa non lo strumento come noi lo intendiamo, di essere presenti in un mondo del consumo, perché è vero, io per esperienza mi ritrovo a lavorare in zone rurali dell'Italia dove la maggiore aspirazione di una ragazza di 20 anni è quella di andare 2 volte alla settimana dal parrucchiere e di mettersi da parte i soldi per poter andare dal chirurgo plastico, ma ad esempio di studiare non se ne parla nemmeno, e quello mi sembra un poco rispetto del corpo, no? E della persona in sé. Allora, ci sono delle società nel quale il corpo viene molto lavorato
e quindi viene culturalmente connotato in maniera diversa dalla nostra, e lì abbiamo una casistica molto ampia, però ci sono anche sempre di più delle richieste, questo lo si vede ad esempio tra nuove generazioni, di modelli assimilazionistici, per cui ad esempio quello che una volta era un lavorio culturale ma che non andava a modificare radicalmente il corpo, ma lo trattava in modo per stare nella comunità, invece, lo dicevo poco prima di iniziare, ad esempio in Camerun le ragazze, quello l'abbiamo importato noi, le ragazze oggi vengono chiamate fantacola, cioè ci sono queste ragazze tra i 18, i 20, i 25 anni che pur di assomigliare alle ragazze che vedono in copertina o su internet, perché in Africa internet è uno degli elementi di maggior consumo di come si gestisce il corpo, guardare il corpo degli altri, no? Perché i modelli vincenti non sono certo quelli africani, e quindi di guardare come si comportano le ragazze nel nord del mondo, queste ragazze si depigmentano le mani e la faccia per assomigliare alle modelle d'Europa, si chiamano le fantacola, le prendono in giro in Camerun ad esempio i loro amici, perché il corpo rimane di colore scuro e le mani e la faccia dipigmentata diventano il colore della Fanta, con delle conseguenze mediche terrificanti. Quindi diciamo riusciamo a importare anche questo. Allora, non ho una risposta precisa su questo, però certo diciamo il lavoro sul corpo è un qualcosa di universale. Il lavoro come lo facciamo noi sul corpo ha degli elementi, secondo me, che passano attraverso non soltanto prima dicevamo del consumo, però di un consumo del corpo per essere presenti nel corpo, mentre invece in altre società il corpo è anche uno strumento di lavoro, di stare nel mondo in un certo modo, forse più rispettato, non lo so, io mi occupo di mutilazioni genitali femminili, avrei molte cose da dire, però avrei molte cose da dire anche su quello che si fa oggi. Non ho una... perché poi diventa complicato cosa significa oggi vedere le società, anche le società considerate cosiddette appunto si direbbe primitive, cioè oggi con la globalizzazione molti di quelli che noi pensavamo diciamo dei relativi modi di trattare il corpo sono molto saltati, cioè c'è un modello di corporeità che è globalizzato. Questo a prescindere dal nord e dal sud, perché ci sono poi dei modelli vincenti. Bene, supposti tali. Se non ci sono altre domande, ringrazio tutti grazie per l'attenzione, mille. Ringrazio i nostri relatori grazie. E vi auguro buonasera.